Quando si perde, io ero convinto che nel merito la riforma contenesse ragioni importanti, però il pronunciamento del popolo italiano è molto chiaro e credo che va un po' anche al di là dell'errore della personalizzazione che Renzi ha fatto e poi ha riconosciuto, cioè siamo di fronte ad una reazione del popolo italiano per cui secondo me prevale una certa difesa della Costituzione, l'idea che non si cambia la Costituzione a maggioranze, con un paese diviso, l'idea che forse la Costituzione è anche un punto di riferimento per tutti e quindi su cui intervenire con più rispetto, con più cautela. Di quanto io stesso, convinto delle buone ragioni, avessi pensato, questa idea è diffusa e bisogna prenderne atto e farne tesoro. Le grandi riforme costituzionali credo che d'ora in poi meritino una riflessione in più. Leggevo proprio ieri sera Dossetti, diceva che negli Stati Uniti la Costituzione è da oltre 2 secoli la stessa. Erano un paese di pionieri, sono diventati leader nel mondo. Noi dal 2001 di riforme della parte ordinamentale ne abbiamo fatte 3. Una è andata in porto e 2 sono state invece pesantemente sconfitte nel giudizio dei cittadini. Se la politica non vuole essere sorda bisogna che queste cose ne traggano insegnamento. La seconda cosa è che non ha funzionato questo appello, come si dice oggi, al ceto medio, no? Pensavamo doveva funzionare da stabilizzatore della situazione politica, un ceto medio favorevole al governo, a un PD moderato. Pare di capire che invece la crisi colpisce più nel profondo e questi ceti forse hanno voluto far sentire anche un'insoddisfazione, una rabbia per la situazione di incertezza. E poi ora bisogna nel partito abbassare i toni, ci sono state troppe lacerazioni, alcune anche francamente si potevano evitare. Ci vuole il filo e l'ago per ricucire, per ristabilire l'unità del Partito Democratico, soprattutto anche in considerazione del fatto che noi siamo un'infrastruttura importante per il Paese, per il governo del Paese e siamo la forza più rappresentativa della sinistra. Per andare al voto ci vorranno anche dei tempi, insomma, bisogna prima di tutto votare l'attuale legge di bilancio prima della fine dell'anno. E poi bisognerà attendere in ogni caso anche, credo, il pronunciamento della Corte Costituzionale, no? E questo pronunciamento, mi dicono i ben informati, io non sono un deputato, dovrebbe esserci a fine gennaio, febbraio, quindi poi ci sarà bisogno di fare una legge elettorale nuova e poi eventualmente di andare al voto, quindi insomma non è che si può andare al voto con 2 leggi diverse. Questo voto mi convince che bisogna cambiare il partito, abbiamo bisogno di un partito diverso e sono ancora più convinto che nel PD c'è bisogno di una segreteria diversa.